Grazie di tutto, Mate. Grazie per i tuoi due gol importantissimi, fondamentali che hai fatto con la nostra Inter, sia in Champions e per riportarti in Champions contro proprio la Lazio e per tutto quello che hai fatto, perché hai dato sempre il 100%. Grande professionista, grande giocatore. Mattias Vecino passa alla Lazio a parametro zero dopo la scadenza del contratto con noi e veramente lo ringrazio di cuore. Grande, grande, grande. Uno dei giocatori a cui sono rimasto più affezionato e che mi è sempre strapiaciuto. Giocatore che quando le partite contano, lui c'è, ci ha riportato in Champions dopo 7 anni di astinenza. È sempre stato un giocatore zitto che faceva vedere sul campo le cose, senza dover sempre parlare, parlare, parlare. Un leader, voglio dire leader, forse posso dire, ma un leader silenzioso, un grande giocatore. Un giocatore che è cresciuto nelle giovanili del Nacional, dove poi è stato adocchiato, diciamo, dalla dirigenza viola, che ha deciso di acquistarlo nel 2012 per 2 milioni e mezzo di euro, ancora 21enne. Dove comunque non era considerato ancora pronto per giocare in Serie A alla Fiorentina e quindi ha fatto due prestiti dove comunque ha fatto molto molto bene al Cagliari e all'Empoli, dove ha trovato una discreta continuità di partite giocate e anche qualche gol che lui, ragazzi, il vieto del gol ce l'ha, mette sempre a segno almeno un gol in ogni stagione, 1-2, minimo. E poi, ragazzi, torna alla base nel 2014 e diventa super titolare della Fiorentina, visto che questi due prestiti l'hanno fatto crescere e è tornato alla base più pronto e preparato per fare il titolare in una Fiorentina che in quel momento giocava l'Europa League. Quindi diciamo che non era proprio sicuro che giocasse, invece ha giocato titolare. E giocatore che poi per 3 anni ha fatto le fortune del centrocampo della Fiorentina, segnandoci parecchie volte, anche io mi ricordo una doppietta in un Fiorentina-Inter 5-4, veramente clamorosa, vabbè, quei dettagli. Poi ragazzi, vien da noi nel 2017-2018, chiesto fortemente da Spalletti, che era appena arrivato, per 24 milioni, forse una cifra un po' esagerata, per quello che ho visto, non mi ricordavo fosse costato così tanto, però per lui sì, questo è altro. Un giocatore che si è sempre dato al 100% con noi, è sempre stato un titolarissimo con Spalletti, facendoci ritornare in Champions quell'anno contro la Lazio, ricordate, il 3-2, nello scontro diretto, e facendo il gol contro il Tottenham, che ragazzi è diventato unico, la telecronaca di Adani e Trevisani, la riprende Vecino, la ripresa Vecino due volte, due partite fondamentali possiamo dire per la nostra stagione, comunque Conte e Inzaghi, che però dopo l'hanno relegato in panchina. Prima anno di Conte già un pochino aveva giocato, dopo gli ultimi 2 anni ha giocato veramente veramente poco, forse anche perché, ragazzi, la qualità del centrocampo è cresciuta, non c'era più Kondogbia, Mudingai, questa gente qui, capito? Kuzmanovic, forse anche per questo, però non può essere titolare, con tutto il rispetto, con Barella, Brozovic, Calhanoglu e con Eriksen prima, però il suo spazio comunque l'ha trovato, ma troppo poco, perché non è per il giocatore che io avrei preferito di gran lunga Gagliardini, che mi sta anche sul cazzo Gagliardini. Poi Gagliardini secondo me tecnicamente è 100 volte peggio di Vecino, secondo me. E la Lazio comunque adesso va alla Lazio a parametro zero, dove ritroverà Sarri, contratto da 2 milioni per 3 stagioni, quindi ancora 3 stagioni davanti a sé, il 31enne uruguagio. Un centrocampista che è molto sottovalutato, comunque dovunque è andato ha lasciato il segno, contribuendo agli obiettivi che la sua squadra aveva, quindi quello secondo me è la cosa essenziale. Poi è un giocatore d'utile, può fare il mediano, può fare la mezzala, l'occorrenza, può fare anche il trequartista, come abbiamo visto con Spalletti nel 4-2-3-1, quando giocava da noi, messo sulla trequarti, anche se lì non andava secondo me meglio di sé. Non ha le caratteristiche lì, secondo me quel passo per fare il trequartista. Giocatore comunque che per caratteristiche può fare tutti questi ruoli, a parte il trequartista secondo me, molto dinamico, molto veloce comunque nel cercare il compagno, negli spazi, molto ordinato e fa passaggi molto precisi per i suoi compagni. E infatti su questo fondamentale raramente sbaglia, perché i suoi passaggi sono sempre mirati e questo è un punto di forza secondo me. Come anche il gioco aereo, come sappiamo tutti, per i 2 gol fatti, per tanti altri gol e gli inserimenti senza palla. Comunque chiude la sua esperienza con la nostra Inter, con 11 gol fatti in circa 110 partite, una roba del genere, quindi grazie di tutto, Mate. Nella Lazio, scusate, sarà il vice Milinkovic-Savic, visto che, oppure con la partenza di Luis Alberto non vorrei che fosse addirittura titolare, non credo, però ci dettaglierà uno spazio molto importante, perché Sarri lo ha voluto fortemente, già, penso che la Lazio ci sta, è 3-4 anni su di lui, però diciamo che ne giocherà molte, visto anche il turnover che doveva fare la Lazio per l'Europa League, Coppa Italia, campionato, ed è un giocatore affidabile, che su di lui ci puoi fare un assoluto affidamento, perché è un giocatore esemplare da quel punto di vista. Ragazzi, al colpo gli do un 7, perché comunque è Vecino.
Grazie, ditemi la vostra, io lo ammiro. Un bel like, una bella iscrizione al canale, bella a tutti ragazzi, con un'altra vita.